La sedia è un pochino più comoda. Cosa devo dire? Mi chiamo Edin Dzeko e questi sono i 5 gol più belli che ho fatto alla Roma. Bene. He played them in the Champions League this season here and beat them 3-0. Here's Edin Dzeko. On to the left, Edin Dzeko with the curler. Oh, what a magnificent goal by Edin Dzeko. Napoli spingeva tanto per provare a fare gol, siamo andati in contropiede. Sulla sinistra Alex mi ha dato ha cambiato gioco di 30-40 metri, quello che sa fare lui. L'ha stoppato, ho puntato Mario Rui, ho fatto un po' di finta di andare su destro, poi l'ha spostato su sinistro e l'ha preso bene. Mi ricordo che Reina non era neanche vicino a pararla. Pellegrini, proviamo anche a tirare palla dentro verso Dzeko che la gira e la mette dentro. Lì devi guardare tutto. Prima di tutto non devi stare in fuorigioco e poi devi vedere, per esempio io lì dovevo guardare Pellegrini, gli avversari, poi quando l'ha messo dovevo correre verso davanti ovviamente, poi dovevo dare anche un'occhiata al portiere, però cioè, tutto questo succede in un secondo, non è facile, però si può lavorare su questo. Noi due ogni tanto litighiamo, anche sul campo, fuori, ogni tanto. Su tutto, passaggi, io le rompo sempre, passami sta palla, quando non la passo, cioè, le cose normali. Poi lui viene da me e dice, guarda che palla ti ho messo. Dico, guarda che gol ti ho fatto fare. Però siamo molto, molto amici, dico fratelli, più che amici, e già qualche anno che giochiamo insieme ogni tanto ci diciamo di tutto che anche ci serve, però sul campo soprattutto c'è un grande giocatore e con grandi giocatori è facile capirsi. Ancora pallone centrale, attenzione a Dzeko dopo l'appoggio di Nainggolan, Dzeko sfugge via, cerca lo spazio per il cross, la vinta da parte di Edin Dzeko, è un gol pazzesco di Edin Dzeko! Ti dico la verità, volevo andare a crossare perché l'ho spostato su destro, sono andato verso il fondo, poi ho visto che c'era un avversario che se lo metteva dentro mi bloccava, poi ho fatto finta di tacco, indietro, poi l'ho spostato un'altra volta di destro, volevo metterla dietro, poi ho visto che c'erano tanti giocatori dentro, magari erano uno o due nostri, ho detto cioè, a sto punto tiro e non è andata male. Poi mi ricordo anche loro, i giocatori del Plzeň, si giravano così verso di me, guardavano che gol hai fatto. Cioè poi manco volevo tirare prima, ho deciso l'ultimo secondo. Technique this young man has. Flips the cross in, minimum effort as well, Dzeko's there! Oh, brilliantly done by Edin Dzeko! Roma have struck in the dying minutes! Sempre a Torino, non è mai facile. Mi ricordo che faceva caldo, alcuni giocatori nuovi e cominciare 0-0 non è il top. Poi è arrivato quel cross di Justin sul secondo palo e anche lì, ti dico la verità, non ho pensato, volevo subito tirare al volo e l'ho fatto, anche perché dopo mi chiedevano tutti non pensavi a stoppare la palla? Non c'è tempo per... Magari la potevo anche stoppare e poi tirare di sinistro, però io più di questo pensavo al difensore, perché lui era quasi arrivato e pensavo se la prende o no. Anche per questo il gol era ancora più difficile, perché lui è saltato, magari pensavo cioè, se la tocca un po', cioè, è finita lì. E poi dovevo aspettare ovviamente che passava lui e poi di piatto soprattutto è ancora molto più difficile. Poi gol agli ultimi minuti sono i gol più belli. Tifosi giallorossi, ben trovati dallo Stamford Bridge di Londra, la nostra Roma contro il Chelsea di Antonio Conte per la sua quinta sfida contro questa formazione. C'era un gruppo importante,
con Atletico Madrid, Chelsea e anche Karabag, tutti dicevano dall'inizio che Roma magari al massimo può puntare all'Europa League, e noi alla fine siamo arrivati i primi. E quel gol, c'è anche il settore ospiti, i nostri tifosi, subito lì dietro c'è un'emozione unica che non si può spiegare nelle parole, è difficile. Il gol è stato bellissimo, esultanza ancora, però esultanza magari senza tifosi lì dietro la porta magari era diversa, però lì ho visto subito, mi sono girato lì, ho visto tifosi, c'era tutto lì, gol bello, avversario forte, stadio bello, nostri tifosi lì, Champions League, cioè tutto in uno, non puoi non esultare bene. Poi gol come gol, anche lì dico, c'è portiere, anche se erano i portieri che Courtois, un portiere forte, cioè, anche se erano questi magari i più forti del mondo, è difficile, però cioè, non c'hai tempo di alzare le mani. A me quando mi viene sul sinistro, cioè come diceva Alex sempre, Collaro, cioè tu con sinistro non sbagli mai, se ormai sei mancino, non sei destro. E lì l'ho preso benissimo, cioè un gol della carriera, cioè. Era una palla lunga di 40 metri, cioè è difficile, poi sempre era perfetta, era anche davanti, corso verso la palla, non è, se la palla ti arriva dietro è difficile fare questo, però se tu corri verso la porta e la palla ti arriva davanti è più facile, non è un gol facile, però non è un gol facile. Non è un gol facile, no. Per me ogni gol è un capolavoro. Io la vedo così, ogni gol che faccio è come il primo.